Ciao ragazzi, questo è Moonlighter, ci sto capendo adesso, sto capendo un po' di cosette, non è un gioco proprio semplice, c'ha molte dinamiche, proprio un sistema di crescita molto lento, tuttavia io credo che si possano fare un bel po' di cosette. Ora, l'idea mia è di finire questo dungeon, ma non so se ci riesco perché devo diventare bravino con la spada e lo scudo. Ho bisogno di... Ok, che cazzo fa questo? Dove posso passare in mezzo? Ah, ecco. Grande! Mi serve. Ok. Che cos'è questo? Sembra che un tempo questo dungeon fosse un posto tranquillo e pacifico. Non è altro che un cimitero di soldati. Ok, c'è una fragranza sega. Ah, è la miseria. Oh, sapete che c'ho un problema. Diana. Ok, c'ho un problema perché... Ok, questo che è tessuto. Non lo posso segare subito. Porca puttana maledetta. Che cazzo è sta roba, mo? No. Ma che cazzo è la roba? Non ho manco letto. Ok, però non, va bene, se ne frega un cazzo, abbiamo perso poca roba. Allora, la mia idea attualmente non è... Perché mi ha ributtato fuori? Non volevo uscire. Comunque è complicato. È complicato perché non sono ancora bravo. Io con RT non mi ricaricherei l'energia, cioè fondamentalmente. Oh, eccoli. E porco Satana! Ok, questi mi servono. Ok, li metto a posto di questo. E porca troia malefica. Madonna, è brutto. Madonna, quanta roba. Sfera d'acqua. Questo mi sembra una cosa che costa un sacco. Ok. Oh cazzo, c'ho tre. Ciao. Allora, vado in città. Mo in città mi faccio le pozioni, perché è quello il mio problema attuale. Non ho pozioni, non ho niente. C'ho tre di vita, cioè figurati. C'ho 42. Cazzo, non c'ho soldi per farmi le pozioni. Non è abbastanza ora. Mannaggia la puttana. Ah, qua dentro. Sì, vabbè, ma non ci riuscirò mai. Nemmeno uno.
Almeno c'ho la vita ricaricata. Potevo lasciarlo invece. Giornata dell'aspetto che questi qua abbiano combattuto per secoli. Qualunque fonte di energia lineamente deve essere pressoché inesauribile. Beh, in effetti. Arco Satana. E porco due! Vabbè. Oh, ma che cazzo? Ok, niente, devo ritornarmene. Ah, ma non mi dà un cazzo così. Non mi dà proprio niente. Ciao. Allora, posizioniamo. Cazzo, devo vendere io. Tipo questo. Dai, lo vendo a 100. Questi non mi servono. Li vendo a 100. Vai. Ah, qua posso metterci gli oggetti. Ti muovi. Ma va a fare in culo tua zia. Oh, vai, 300, buono. Ah, 100. Sfera dell'acqua. Oh, è arrivato lo zizzo. Anche lui acquista da me. Bene. Stai proprio incazzato a nero così. Beh, fuori dal cazzo, eh. Devo andarmi a prendere un po' di pozioni. Oh, c'ho 688 e c'ho la possibilità di prendere delle pozioni. E poi devo andare nel dungeon a fare un casino dopo l'altro. Oh, grazie. Minchia, costano tantissime pozioni. Andiamo a menare la gente.
Oh, questi me li stipo qui, eh. Andiamo a menare, andiamo a menare le mani male male. Ok. Bene, sono diventato Uber sgravo. Oh no. Grazie, questo mi dà 200 soldi. Ok. Soldi, soldi. Ok. Questo me lo devo mettere qua. Si è chiuso. Fammi vedere se c'è qualche sbrilluccichio strano. C'è lo sbrilluccichio. Ok, ho capito a che serve. Quindi se questo tipo lo posso mettere... Che cazzo è? La storia del golem. Ma questo mi ritengo. Ok, ho capito pure lo sbrilluccichio a che serve, bene. Ah, hop. Perché? Perché non si strumenta? Oh, che palle, Usu. Allora, andiamo a sconfiggere il... Affanculo, ah, ah. Ok. Tipo... Acciaio rinforzato pure del golem. Ok, sono stato molto veloce e bravo. Quello è il boss. Questo è il secondo. Oh, madonna quanto male fanno. Ah, perché questi sono rinforzati, ma non ce la farò mai. E tirando comunque la merda. Questi che so? Distrugge un artefatto nella direzione indicata quando si torna in città. Artefatto non è visibile mentre sei nel dungeon. Ok. Ok. Oh, grande.
Stanza di Mangosio, questa sembra svanire nel nulla. Sì, un'altra stanza è stata già saccheggiata. Allora, se tanto mi dà tanto, qua c'è un nuovo golem. Che cazzo ha fatto? Che cazzo ha fatto? Cristina d'Avena. Porca troia! Porca troia! Ho sbloccato un achievement, poi. Mannaggia la puttana, mannaggia. Mannaggia alla puttana, mannaggia. Mannaggia a quella scrofa, mannaggia. Mannaggia a quella scrofa, mannaggia. Mannaggia quella scrova. Oh, lascia stare il libro. Qua è. Buono. Ma quindi mo questo rinizia da capo. Arca. Ok, quindi sto pieno di roba. Qua c'era il segreto, ma non c'è nient'altro, no? Ok, ragazzuoli, io... Porca puttana, sono cascato. Ok, legnetti. Andiamo qui. Guardate, deve essere posizionato in cima o in fondo allo zaino. Questa
Ok, qua c'è il golem, ma se è quello tosto me ne devo solo scappare. Io non so dove mettere altre cose, ma questi qui non valgono un cazzo. I legnetti mi tornano utili. Lo strumento runico, che è un jack per le cuffie. Questi valgono un sacco di soldi. Questi mi servono, sti cazzi di legnetti. Oh, questo posso. No, dovevo tornare indietro. Questo che è? Questi me li posso portare dietro. Nel dungeon che conferisce un effetto strano all'arda. Che figo, me lo posso portare dietro. Ok, dormo e si sciuoppa. Dai, dai. Sono passati 4 giorni. Allora, questi li posso vendere a qualcosa di più. Questi, secondo me, possiamo provare 110. Ah, e si pure vendiamo a 120. Poi vendiamo uno di questi, secondo me, a 120. Ok, proviamo a vedere quando vendiamo, eh? Tanto bevo. Ah, 120 non si va. Non gli piace 120. Ok, questo costa di più. Ok. Ok.
questo lo potevo... potevo venderlo molto di più, però... almeno c'ho un po' di soldi, tipo queste palle. Secondo me si possono vendere a 200, vediamo un po'. Tipo il libro del golem io lo venderei a 500. Ok, queste palle si possono vendere a... a meno. Vediamo se il libro del golem a 500. Beh. Ok. Ma questa non la manco presa in considerazione. Ok, 300 è poco questo libro. No, adesso 1.000.000 mi sembra un po' esagerato. Ok, allora il prezzo giusto dovrebbe essere intorno ai 3.30. Ok, quello è giusto. Forse si è incazzata perché gli ho alzato il prezzo sul finale. Tipo io venderei pure questo, la storia del golem, però venderei a 1.000. Ok, 4.30, è buono. Madonna, questo lo poteva vendere 1.000 di più. Zio, se non te lo vendessi... barre, la barra, vediamo un attimo. Quindi 200 mi stai dicendo che è poco? Sta piando fuoco la signora. Ok. Non lo so se vi sta interessando. Io mi sto... ehi. Sei incazzato perché te l'ho messo a 300. 400. Ok. La spada è... possiamo venderla di più? È bello che sotto il tempo passa, non so se... addirittura
Oh, e questo a 300 non va bene, a 200 non va bene. Cazzo vuoi? Quello mi ha detto che era 400. E 220 manco va bene. 198, eh. Oh. Quanto ho venduto oggi? 7.000. Ho fatto una strage. Il rivenditore. Stanco di cercare oggetti in area, lascia che sia qualcun altro occupante. Passa dal rivenditore, lo puoi trovare nei migliori oggetti di Rinoca. Non puoi richiedere. Ah, non posso richiedere durante la notte. Questa che è? Ok. Ok. Oh, vedi questo tipo quanto costa? 4.000. E richiesta 8 di quelli. Ok. Ok. Però voglio Anzi, vado prima a combattere. No, per cazzo, però ho messo pure. Ok. Oh, ragazzuoli, io mi fermo qui e vado a combattere al dungeon, ma noi ci vediamo alla prossima puntata, no?